Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di FIFA 20. Oggi siamo qui per continuare la nostra carriera con l'Inter. Prima di partire vado a salutare i ragazzi che mi hanno seguito su Instagram. Stiamo parlando di Moschanel10 che ha anche messo un sacco di mi piace e commentato le foto, grazie mille. Thomas Villa 142, Vogli Florin, e siccome sono anche magnanimo vado a salutare anche Salva De Go Paola. Grazie ragazzi per avermi seguito, mi raccomando ragazzi, se volete essere salutati in un prossimo video seguitemi su Instagram, ma se volete apparire come è Mirko, Paolo, Francesco e Zeta Carol qui nel mio video, come appunto stavate vedendo adesso, è importante che vi abboniate al canale. Il costo 0,99 al mese, quindi neanche un caffè al mese, per apparire nei miei video. Grazie mille ragazzi, adesso possiamo cominciare e continuare la nostra carriera. Bene, prima di andare a, diciamo, a continuare, a cominciare, andiamo a vedere un po' le partite che ci aspettano oggi. Facciamo la Juventus, poi simuliamo il Bologna, mi giocherò penso il Benfica, poi Spal, e vediamo un po' il da farsi, perché di big match mi sa che ci sono soltanto quelli di Champions League. Va bene ragazzi, ok, continuiamo, siamo a meno uno dalla vetta, c'è Lautaro Martinez che un po' c'ha paura, e ti metterò ovviamente in campo perché comunque hai un buon 90. La rosa, ah ecco perché ragazzi abbiamo la rosa delle riserve fondamentalmente, io rimetto i titolari. Perfetto, partita contro la Juventus, ci penserò, vuole giocare proprio l'ex di turno, stiamo parlando di Vidal, c'è Kumbulla squalificato, va bene, non ci interessa, io mi butterei subito nella mischia ragazzi, Juventus-Inter, potremmo anche giocare così, tanto le magliette non sono quelle ufficiali, Lautaro, Lukaku, Alaba, Eriksen, Kanté, Brozovic, Hakimi, Skriniar, De Frey, Bastoni che sono parecchio stanchi, però ragazzi potrei piazzare come altro difensore centrale Kumbulla che però è espulso, abbiamo Izzo che è pure stanco, quindi io credo che ci dobbiamo adattare così. Lazaro ce lo portiamo, Esposito io direi di portare magari un Gosens che male non fa. Abbiamo anche Tonali, c'è un po' da far mercato ragazzi per sistemare un po' di cosicchiole, io direi lasciarla così, va bene, forza Inter, dai. Partiti ragazzoni, abbiamo questa Juventus che si schiera con Bernardeschi, Gozze, Dybala, Ronaldo, Havertz, veramente piena di campioni questa squadra. Mi raccomando ragazzi, commentate, lasciate un bel mi piace, condividete il video e soprattutto consigliatemi il mercato da fare. Voglio un mercato realistico, quindi che vada a rispecchiare quelle che sono le direttive che Conte ha dato alla società. Il problema è appunto che si è infortunato Barella e quindi abbiamo sempre un centrocampista in meno. Voglio riprendere Sensi, che questo è sicuramente uno degli obiettivi di mercato. E niente, forza Lautaro, cross al centro verso Alaba, mamma mia, Lukaku che si altissimo, niente. Brozovic, palla in avanti, viene aggredito da Demiral, ma c'è Hakimi Lamborghini, palla in avanti, Lukaku, Lukaku Eriksen che viene intercettato da Bernardeschi che sta giocando in fase molto più arretrata. Mi raccomando ragazzi, condividete il video, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina, perché sto notando che molti dei ragazzi che guardano i video non sono iscritti al canale, quindi davvero davvero fatelo. Iscrivetevi al canale e fatemi vedere il vostro supporto. A breve continueremo la carriera con la primavera. Attenzione Radu, l'ha lasciato un attimo perché ha avuto dei problemini con la mod, che cioè Esposito ha sempre la faccia di Pelé, quindi per adesso sto lasciando un po', anche perché ragazzi mi sto rilassando, devo essere sincero con voi, sto cercando di rilassarmi, anche perché a breve dovrò ricominciare a studiare e quindi quando si ricomincia a studiare poi è tutto di nuovo il solito tran tran. Partiamo con N'Golo, N'Golo Kanté, una bestia ragazzi, me l'avete detto tutti, Kanté è troppo forte ragazzi, lo vorrei in ogni carriera, Kanté è troppo forte, Eriksen il danese volante, Alaba! Come fa Eriksen a sbagliare queste cose ragazzi? Questo era gol, De Frey niente, Alaba corri come... niente.
Alaba, palla avanti per Lukaku che si deve defilare per prenderla. Lukaku lotta e la passa ad Alaba che viene però intercettato da Sergi Roberto. Ragazzi, la Juventus ha dei campioni in ogni settore del campo e questo ci sta devastando veramente. Non abbiamo modo di contrastarli. Parte Ronaldo che si è visto poco, ma De Vrij gli mette il pacco, gli ha messo proprio il pacco. Attenzione Brozovic, Brozovic, Lautaro che non si inserisce dietro. Attenzione Lautaro, no, proprio adesso. Finisce il primo tempo, ragazzi, stavamo giocando egregiamente bene. Voglio dare delle istruzioni particolari agli attaccanti perché vedo che rimangono molto fermi. Voglio che andiate avanti, ragazzoni. Quindi, istruzioni, inserisciti alle spalle. Ok, perfetto ragazzi. Continuiamo così, dai. Lautaro, Lautaro! Szczęsny! Mamma mia, ragazzi, stiamo giocando troppo bene. Esce Dybala, entra chi? Thiago Alcantara. Si stanno difendendo? Attenzione, Kanté, palla di nuovo per Brozovic, di nuovo calcio d'angolo. Io ancora non voglio fare cambi, ancora non voglio fare cambi. C'è Lukaku là sotto per Lautaro! Skriniar, ragazzi, sfioriamo il gol. Famo qualche cambio, ragazzi. Famo qualche cambio. Allora, Bastoni è troppo stanco. Izzo. Vidal non è che mi dà tanto dinamismo dietro. Siamo veramente contati. Allora, fatemi vedere un poco. Allora, Brozovic, Sanchez dietro le punte. Mi allarghi questi. E andiamo così, dai. Forza ragazzi, spingiamo al massimo. Palla, c'è Alexis. Alexis Sanchez, torna dietro. Bravo Alexis. Cross al centro per Lukaku. Niente. Ancora Lautaro Martinez. Palla in avanti per Eriksen. No, Lautaro, no. Ci hanno devastantemente bloccato tutti i passaggi, tutti i tiri. Cavolo. Attenzione Ronaldo, che non si è visto proprio ragazzi Ronaldo. Dai che abbiamo pochissimo tempo. Vinciamogli sta partita. Lautaro, dai Riccardo. Forte sto ragazzo, troppo forte veramente. Niente, mi sa che un pareggio 0-0 ci di distrugge così. Guardate che con la fortuna che hanno mi vincono, va bene. Niente ragazzi, 0-0. Potevamo fare meglio. Niente ragazzi, lui ci è rimasto male ovviamente perché voleva giocare, continua a lavorare sodo, forza. E allora andiamo avanti, abbiamo partita col Bologna che io andrei a simulare, però siccome abbiamo perso l'ultima volta mettiamo un po' di riserve, tipo Vidal, ecco qua, Correa, Hakimi lo voglio fresco, Lazaro e Gosens, attacco rivoluzionario con Esposito. La difesa, ragazzi, dobbiamo fare riposare un po' di ragazzoni. Kumbulla, Izzo e Skriniar, per forza, dai. Simuliamo la partita con il Bologna, vediamo un po' cosa ne esce 0-0. Peccato, peccato, ragazzi, si stanno allontanando ancora una volta i sogni scudetto, però noi dobbiamo, ancora non è niente di detto, facciamo allenare Kumbulla e anche Bastoni, che mi arriva 82, sono molto felice per lui. Alla prossima alleneremo di nuovo Radu. Giocatore infortunato chi? 7 giorni per Lazaro. Ok, speravo, pensavo peggio. Kumbulla, 7 giorni di stop. Che cavolo, sto Kumbulla si fa sempre male. Allora, partita con il Ben. Io me la gioco perché, ragazzi, non è proprio scontato il fatto che noi restiamo in Champions League. Risolviamo il problema e ce la giochiamo. Lazaro si è fatto male. Mettiamo il nostro. Vabbè, per adesso lui. Correa, c'è sempre Neymar che comunque non lo facciamo giocare noi. Lukaku, Pinamonti, ragazzi, un attacco strano voglio farmi. Gosens, Vidal, Tonali, Eriksen, Kumbulla, De Vrij. Togliamo gli infortunati. Mi porto Bastoni, mi porto Alaba. De Vrij è arrivato 88, una bestia. Brozovic, Eriksen, Lautaro Martinez 91 addirittura. Dietro le punte, ragazzi, voglio provarlo così. E Correa Lukaku, secondo me, due altissimi, 1,88 e 1,90 lì, possono fare male. Preferisco un attimo lui a Pinamonti perché voglio provarli entrambi. C'è parecchio di differenza per quanto riguarda l'overall. Cioè, giochiamo così e forza Inter.
in uno stratosferico strano San Siro con tutte queste luci fortissime, stroboscopiche. Abbiamo la partita con il Ben, che non si può dire, c'è Jetson Fernandez, Chiquinho, Vinicius, non è quello lì, Diatta e Semedo, che è il fratello, se non sbaglio, di Nelson, credo, sono i Vinicius, è la squadra dei cinesi, ragazzi, praticamente, con Vinicius e Semedo, che poi non sono quelli giusti, c'è Cafu pure, no, Caio, attenzione, meno male. Lautaro Martinez, bravo per Gosens. Palla in avanti per Lukaku. Vabbè. Attenzione Lukaku. C'è Lautaro. Lautaro Martinez. No! Basta Lautaro, dai! Ma pure nel gioco non mi segna più. Gosens, Robin Gosens. Palla in avanti per Lukaku. Il muflone. C'è Lautaro, porca. Niente, finisce così. Che cavolo però, ragazzi, dai. Stiamo giocando solo noi, però non riusciamo a segnare. Ma che cavolo. Solito problema, che gli attaccanti vanno dietro. Rimanete in avanti, porca di quella, dai. Bravo Gosens, che prende palla. Gosens contro Diatta. Ancora Gosens, corre contro il mondo. Vai Gosens. Si prende il fondo, però poi ci ripensa. Gosens, palla per Eriksen. Christian che non ne fa più mezza buona, ragazzi. Ok, entrano i nostri e adesso non abbiamo più chance. Dobbiamo vincere. Palla per Brozovic. Ok, Hakimi Lamborghini. Se la fa tutta. C'è Correa che segna finalmente. Ah, il tuo Correa, ragazzi. Ci porta in vantaggio in questa partita assurda che non riuscivamo più a mettere in sesto. Il tuo Correa, ragazzi. 1-0. Che non era rientrato più nei miei regimi, ma credo, ragazzi, che possa rientrare di prepotenza, dato che Esposito non mi sta convincendo tanto, non sta crescendo per come sperato fondamentalmente. E allora Pinamonti, Lukaku, Lautaro e Correa, le mie punte. Ci sarebbe anche Sanchez, che però, ragazzi, ha 35 anni quasi in questa stagione e quindi fondamentalmente deve fare da sostituto. Sta spingendo tantissimo la squadra portoghese. Kanté! Anche la difensore centrale, però qua sbaglio io. Ti prego Kanté. Niente, ragazzi, niente. È destino, dovevamo pareggiare e niente. 1-1, ho sbagliato io. Va bene. Sto per buttare giù il calendario, ma mi tengo. Pareggiamo una partita ingiusta e io vado avanti perché ne voglio giocare un'altra. Assolutamente sì, ragazzi. Non esiste. Intervista post partita, si può bestemmiare? Nada, andiamo ancora avanti perché non esiste che io mi vada a pareggiare una partita vinta. È giocata stra benissimo. E andiamo avanti. Allora, fatemi vedere un poco che partite ci possiamo giocare. Mi gioco quella di Champions League, ragazzi, le simulo tutte e lascio però i titolari perché non voglio perdere più punti. Offerta per Ames e noi accettiamo, anzi deleghiamo, magari, ecco qua. Cerchiamo di spingere un po' più in alto. In le nazionali lasciamo perdere per adesso. Partita con la SPAL. Vogliono il capitano sia Sandro Tonali. No, va bene, non c'è bisogno. Simuliamoci sta partita senza troppi fronzoli. Vediamo cosa riusciamo a fare. 0-3 finalmente. Segna De Frey, doppietta di Lautaro Martinez. Andiamo avanti. Vi prego, ditemi che non ci sono infortuni. Ok. Allora, Pinamonti, alleniamo Radu, ragazzi, che secondo me ne ha troppo bisogno sto portiere. Alleniamolo tantissimo perché deve diventare il portiere più forte del mondo. E mi allenerei anche, visto che se non sbaglio, mi alleno anche Bastoni, un altro poco Bastoni, dai. Me lo alleno un altro poco, forza. Così, dai. Il Real Madrid 55 milioni per Correa e ci togliamo anche dal groppone il ragazzone, anche se ha segnato, ragazzi, dobbiamo cercare di essere più realistici possibili. Allora, partita con la Fiorentina.
e io farei giocare tutti i ragazzi titolari perché non possiamo perdere più punti in campionato. Vediamo cosa succede, anche se Correa è venduto. 2-0 Correa Lukaku, quindi segna nonostante sia già venduto, e torniamo in Champions League. Non mi trovo bene, no. Lautaro vuole andare via, non ci voglio credere. Non ci voglio credere, ragazzi. Cerchiamo di farlo riprendere a tutti i costi, perché anche Neymar voleva andare via. Però poi... però sta giocando tutte le partite, quindi non è una questione di gioco. Lui sta giocando tutte le partite. Non è una questione di gioco, ragazzi. È proprio che vuole andare via. Strano, ma vero. Vuole andare via Lautaro Martinez. Una notizia incredibilmente brutta, che ci devasta. Noi cerchiamo di farlo giocare, di farlo riprendere, però brutta sta cosa, ragazzi, brutta. Lautaro vuole andare via. Lautaro verso il Barcellona. Alleniamo ancora i nostri, dai. Io, ragazzi, cercherò di far giocare Lautaro per fargli cambiare idea, però strana sta cosa, ragazzi. Nonostante stia giocando, vuole andare via. Penso proprio di no. Ok, all'andata abbiamo vinto 4-0. Sari, è normale. Potremmo mettere Kumbulla. Proviamo Kumbulla, dai. De Vrij, Skriniar e Radu. Ok, Brozovic. Palla in avanti per Hakimi Lamborghini. Velocissimo. Forza Hakimi, fammi qualcosa di mistico. Niente. Però è calcio d'angolo, dai ragazzi. Forza, un gol di testa. Fatemelo, De Vrij. Niente. Ed è rimessa dal fondo. Palla per Brozovic, da tutt'altra parte Hakimi Lamborghini, e non segna mai, invece sì! Hakimi Lamborghini, primo gol con la maglia dell'Inter in UEFA Champions League. Guardate qui, di destro, però poi di sinistro, non lascia spazio al portiere del Lokomotiv, dello Spartak, anzi, 1-0, Hakimi Lamborghini, ragazzi. Meno male così, perché dai ragazzi, stavamo giocando benissimo in tutte le partite. Però poi vedete, abbiamo questi defiance difensivi, queste amnesie. Speriamo di riprenderci, dai. Eriksen, Lautaro Martinez, segna! E rimani, dai, rimani. Se sei contento di giocare con l'Inter, forza. Spero rimanga, ragazzi, spero rimanga Lautaro Martinez. Finalmente, stavamo giocando bene in tutte le partite, però non riusciamo a segnare. Lautaro stavolta gli sfonda la porta. Ed è 2-0 Inter. Forza. Mamma mia, Hakimi come lotta. Vede Brozovic all'interno. Aveva provato il pallonetto. Bravo però, ragazzi, Hakimi. Quanto è forte il nostro Lamborghini. Eccolo qua, Hakimi Lamborghini. Ancora, bravo Hakimi. Palla per Kanté. Il pupillo di Conte, mi sto esaltando adesso. Palla per Eriksen, prova a giro Eriksen! Mamma mia, il danese volante, anzi, prova anche a farci sognare con un gol a giro. Stiamo giocando benissimo. Lautaro Martinez, bravo! C'è Alaba che si smarca. Alaba, bravo Alaba! Ci prova di destro! Li stiamo arando, ragazzi. Li stiamo arando. Un bel cross al centro, Eriksen, me lo fai come prima? Un bel crossaggio verso Lukaku, che non si è visto proprio. Hakimi. Sandrino Tonali. Sandrino. Ancora Sandrino. Bravo Sandrino. C'è Eriksen. Palla in avanti per Lautaro. Lautaro si gira. Ancora Lautaro. Bravo Lautaro, quanto mi piace. Ti prego non andare via. C'è Kanté. Golo. Palla per Lautaro. Lautaro. Ok, sempre lui. C'è Sandrino Tonali. Sandrino. Ci prova. E questo è fallo? È fallo, sì, punizione ragazzi, punizione. Potrei far calciare invece Sandrino Tonali, anche se va a fare un po' cacà. Vediamo chi c'è come... Niente, non lo possiamo fare più, va bene. Proviamo la maledetta. A giro, verso sinistra. Va bene, era buona. Calcio d'angolo verso Sandrino Tonali. Invece c'è Skriniar. Pinamonte al volo! Che schifo! Va bene, ragazzi, dovrebbe finire adesso. Finisce qui, ragazzi. Ottima vittoria. Vi ricordo di condividere il video, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale attivando la campanella, l'avete fatto, attivate la campanellina. Ci vediamo presto con un prossimo video. Ciao, da Zeta Club.